diciamo professionale, ecco, e tanti bei ricordi. E adesso, a proposito di ricordi, allora proviamo a far vedere invece un altro dei ricordi molto apprezzati dal pubblico giovane, dai grandi, dai piccoli. Siete pronti per volare? E allora ascoltatemi bene. Ma si può? Ma certo che si può! E come si fa? Probabilmente avremo, continuiamo a vedere magari ancora altre immagini, naturalmente era Peter Pan che si è chiuso nell'aprile del 2008, no? Sì. E anche lì un ricordo più incisivo di questa esperienza. Ma Peter Pan è stata una sorpresa incredibile per il tipo di risposta che c'è stata da parte del pubblico, lo spettacolo più visto. C'era questa combinazione di scenografia fisica concreta, appunto contaminata con quella virtuale, potremmo dire, di immagini, creata dalle immagini. Che ha sì, ma poi molto. Riguardando anche proprio queste scene, fare il musical è faticoso, è proprio faticoso perché era ricco di effetti speciali, questo volo, la gente non sa che per tutta la durata del primo tempo io tenevo sotto un'imbragatura pesantissima, scomodissima, con la quale dovevo ballare, recitare, saltare sul letto, scendere dai letti. Un'imbragatura che era necessaria per poi poter volare, esatto, no? Non superare i 60 kg durante la tournée perché sennò che non c'è rischio per fortuna, però insomma tutta una serie di difficoltà toste. Dove si prende tutta questa energia, Valeria? Da Manuel Frattini, stando a fianco, lui ne ha talmente tanta che deve regalare anche agli altri. Ne ha da vendere, insomma. Sì. Adesso voglio provare a farvi un po' un fuoco di fila di domande, no? Che possono anche esulare, insomma, da Robin Hood, ma insomma per scandagliare un po' il vostro animo e anche i vostri segreti di artisti, insomma. Qual è stato il giorno più felice della vostra vita? Mamma mia. Il giorno più felice? Chi ce l'ha prima una risposta risponda. È difficile, Manuel. È difficilissimo. È difficile. Passiamo avanti. È difficile perché se pensi, potrebbe essere un momento professionale, però ci sono tanti momenti del quotidiano, di affetti, eccetera, che sono forse anche più importanti, per cui scegliere uno piuttosto che l'altro sembra certo. Strano. E questa comunque è già una bella risposta. Difetto e pregio di Manuel Frattini e di Valeria Monetti. Allora, difetto mio, il carattere, cioè? Pregio, il carattere. Perfetto, chiarissimo. Questo? No, perché così, perché dipende da... Molto difficili queste domande, eravamo molto più rilassati. Manuel, se potessi parlare a quattro occhi con l'uomo più potente della Terra, cosa gli diresti? Vado con quella di riserva? No, perché mi vengono in mente Katia e Valeria di Zelig, la pace nel mondo, che sarebbe molto bello. Però anche molto banale, dici detto così. La popolarità televisiva, vi manca, ce l'avete, secondo voi è un obiettivo da raggiungere? Non lo so, se ce l'avevo, ce l'ho, vai, viene, è talmente la popolarità fugace, televisiva, dice. Sì, talmente impalpabile, talmente... È un castello di sabbia, c'è, non c'è, neanche te ne accorgi, quindi forse non è neanche poi così. Serve a fare molte cose, quello è sicuro. Certo. Oggi come oggi in Italia la televisione
ai professionisti, a quelli bravi, non voglio mettermela in mezzo, certo. Però a chi ha il talento, a chi si impegna, io parlo di giovani ragazzi che hanno voglia, quella televisione a volte riesce a darti degli spazi che magari attraverso una gavetta riusciresti a ottenere dopo anni e anni, sempre comunque, ma dopo anni e anni e anni, quindi la televisione diciamo accorcia un po' i tempi. Accorcia i tempi, Manuel? Quello che mi fa un po' rabbia è che la televisione ha l'accesso al teatro, il teatro non ha l'accesso alla televisione, per cui questo lo trovo ingiusto, non è la popolarità che ti apre le porte di un palcoscenico, ben venga, voglio dire, ci sono... Possiamo fare un'eccezione? Per noi? Certo. Stiamo qua? Ecco, certo. Però, insomma, comunque concordo, sottoscrivo. Ci abbiamo pochissimi secondi, Eleonora mi dice di stringere. Io vi voglio proporre lasciare con due frasi, non dovete commentarle, però le voglio citare, sono due citazioni appunto. Non vi è nulla di più invidiabile di un'anima se non la sua capacità di appassionarsi. La passione vuol dire volare, è un movimento celeste verso l'alto. Meravigliosa. E l'altra è: la pazienza è ciò che nell'uomo più somiglia al procedimento che la natura usa nelle sue creazioni. Wow. Non dico di chi sono, lo sveleremo la prossima puntata, così nel frattempo uno sta lì, va su internet e cerca. Saluti e ringraziamenti, vabbè, grazie per averci ospitato, aver avuto pazienza con noi, abbiamo fatto le nostre incursioni, grazie a tutti veramente, regista, Christian, a tutti quanti, stai già citati abbondantemente nei servizi, grazie a Francesca Prietti Cosimo, ufficio stampa che ci ha sempre seguito, retroscena@stat2000.it la nostra mail, e www.retroscena.tv il sito internet. Prima di lanciare la mia formula di chiusura con cui chiudo appunto tutto sempre il programma, tra Robin Hood e Lady Marion o Lady Marianna c'è un duetto canoro, lo possiamo accennare così non chiudo con la mia voce ma con proprio accennare soltanto, io intanto dico la mia formula di chiusura, che il teatro non sopravviva ma viva, arrivederci. Due bambini, due bambini, eravamo solamente due bambini. Era presto, troppo presto, per abbandonarsi a un sogno tutto nostro. Grazie. Se meglio non si poteva fare. Grazie.